Hai trovato gli appunti? Cos'è quello? È un ritratto di tuo fratello Jonathan. Ma bisognerebbe buttarlo nel fuoco, coi miei libri. Dio mio, che muso. Me lo rammento, si divertiva a spaventare la gente con le boccacce. A me il solo ricordo di Jonathan fa spavento. Ti ricordi quando tagliava in due i vermi coi denti? Ah, Jonathan, probabilmente in prigione o morto impiccato, che so io. Ho visto una commedia la settimana scorsa dove c'era un personaggio che mi ricordava lui. Oh, davvero? Sì, roba da pazzi. Uno di quei capolavori intitolati Assassini per forza. Oh, Dio. Ma che commedia? Appena si alza il sipario, nel primo atto si vede un cadavere. Poi... Ehi, signore. Pace e felicità! Pace e felicità! Lasciate andare, zitte. Ascoltate. Care zia Abby e zia Marta, sapete che abbiamo sempre pensato di mandare Ted in quel manicomio di Happy Dale? Oh sì, caro, dopo la nostra morte. Ne abbiamo già parlato anche col reverendo Apa. No, no, Teddy deve andare in manicomio, ora, subito. È andato giù in cantina, fatelo salire immediatamente. Oh, non c'è mica tanta fretta. No, quando Teddy lavora al canale, non si può, non si deve distrarlo. Beh, sentite, ziette. È così, mi dispiace tanto, ma sono terrorizzato per voi. Teddy ha ucciso un uomo. Che sciocchezze. Ma c'è un cadavere nella cassa panca. Sì, caro, lo sappiamo. Sì. Lo sapete? Ma certo. Oh. Sì, ma Teddy non c'entra per niente. Ma pensare che... No, Moti, ma tu non ti devi preoccupare. Dimentica di aver veduto quel signore. Dimenticare? Non credevamo che tu frugassi lì dentro. Che cosa? Che? Ma chi è? È un certo Hoskins. Adamo Hoskins. Hoskins? È proprio tutto quello che so di lui. Salvo che è metodista. Ah, è un metodista, oh, guarda. Ah, non sai altro. Ma che fa là dentro? Cosa gli è accaduto? È morto. Sì, ma la gente non va a mettersi dentro una cassapanca per crepare. Oh, caro, questo no. No, è morto prima. Come? Fammi capire bene. Sì, zietta, ditemi, come è morto? Oh, Moti, ma non devi essere così curioso. Quel signore è morto perché ha bevuto un po' di vino avvelenato. E come ci è andato il veleno nel vino? Oh, l'abbiamo messo noi nel vino, perché si nota meno. Quando è nel tè, ha un sapore troppo preciso. Come? Lo avete messo voi nel vino? Ma sì, caro. E io ho messo il signor Hoskins nella cassa panca perché stava arrivando il reverendo. Oh. Guardami, zia. Tu sapevi quello che avevi fatto e non volevi che il reverendo Arpa vedesse il cadavere. Beh, allora del tè non sarebbe stato gentile. Siete delicato. Su, Morte, ma ora che sai tutto, devi dimenticare tutto. Credo che Marta ed io si abbia pur diritto ai nostri piccoli segreti. Ah, Abby, mentre ero fuori, ho incontrato la signora Schultz. Sta molto meglio, ma vorrebbe che conducessimo suo figlio al cinema. Beh, bisognerà farlo domani o dopodomani. Sì, ma questa volta andremo dove piacerà a noi. Quel ragazzo non ci costringerà più a vedere una di quelle spaventose pellicole gialle. Ah, no, non dovrebbe essere permesso fare certi film buoni solo a spaventare la gente.